faremo questa mattina la presentazione di questo fantastico libro, il miracolo del pH alcalino. Io penso a questo punto di non dover rubare altro tempo all'amico Rocco Palmisano. Lo ringrazio per aver accettato l'invito a presenziare a questo congresso e a presentare proprio in occasione di questo congresso il fantastico manuale, l'ha chiamato l'altro giorno, Il miracolo del pH alcalino. Rocco Palmisano. Grazie. Io chiaramente non farò la presentazione del libro, perché se voi non lo leggete, lo dovete leggere. Io vi farò una presentazione per dirvi come siamo arrivati al libro e perché siamo arrivati al libro. Perché una presentazione e basta la copertina, e la quarta di copertina è una buona, attenta lettura. Perché non si può sintetizzare 400 pagine abbondanti, no? In un'ora di tempo, seppure l'abbiamo un'ora di tempo. Quindi il sottoscritto è colui che diciamo, ha portato in Italia questa novità, con la pubblicazione di un libro che forse alcuni di voi hanno anche letto, Invertire l'invecchiamento. Chi non l'ha letto lo vada a leggere, perché è il presupposto della ricerca condotto poi da Robert Young, un altro grande ricercatore americano, in cui spiega il motivo, il perché fisiologico, biochimicamente è necessario essere alcalini. Non perché bisogna vendere delle macchine, no. Il ricercatore Robert Young, no, microbiologo e nutrizionista, che da 30 anni va a vedere i vetrini del sangue, dell'urina, no, della saliva, e fa quindi queste ricerche, che fa ricerca non solo in laboratorio, ma statisticamente poi sulle persone, sui pazienti, nella sua clinica, ecco, ha potuto appurare, dimostrare, non teoricamente ma praticamente, quello che avviene quando il corpo, i tessuti, le cellule sono acide o sono alcaline. Troverete nel libro, quando arriverete al punto giusto, una grande scoperta, fantastica scoperta, ma drammatica scoperta, che lui ha potuto notare sotto un forte ingrandimento al microscopio, che a due esseri monocellulari, che sono delle amebe, cambiandoli, invertendole l'alimentazione, e addirittura ho cambiato il loro DNA. Precisamente due tipi di ameba, una che mangia riso, si nutre di riso, e un'altra varietà di ameba che si nutre di batteri, quindi con uno specifico DNA, invertendogli a questi due esseri l'alimentazione, il loro DNA si è trasferito l'uno sull'altro, è come uno è diventato l'altro. Cioè addirittura, ecco, ha potuto dimostrare che l'alimentazione è in grado di trasformare l'essenza dell'essere. Certo, su una persona il procedimento è più lungo, non è così veloce come un essere monocellulare, ma comunque avviene il cambiamento. Lo posso dire sottoscritto che 20 anni fa fece delle riforme, no? Culturali, sanitarie, salutistiche, e ha potuto verificare quello che vi sto dicendo con la pratica, non con laboratorio. E quello che dicono tanti scienziati che si occupano di nutrizione e che fanno ricerca e terapia con l'alimentazione, dimostrano tutti i giorni che con l'alimentazione si può guarire, ma ci si può ammalare, come normalmente avviene. Quindi la bellezza di questo testo, di questo libro, è che ci dà, ci offre, dopo la parte scientifica di queste ricerche fatte e sintetizzate da lui in America, ecco, un approccio pratico. Ci dà la strada e le indicazioni per uscire fuori dal problema che ognuno si trova ad avere. Ben oltre 100 pagine sono ricette alcaline.
che vanno ad aggiungersi all'acqua alcalina. C'è un capitolo che parla di acqua e di acqua alcalina, ma non perché bisogna vendere, no, la macchina, no, spiega perché l'acqua alcalina, spiega perché il cibo alcalino, perché il ricercatore fa ricerca per la salute, non per vendere la macchina, no? E chiaramente però, giustamente, queste ricerche scientifiche sono utili per giustificare, no, l'acquisto di un prodotto. L'importante è che uno, diciamo, no, ecco, sia costante, sia, no, beva la giusta, l'adeguata quantità di acqua, perché se uno beve un bicchiere di acqua alcalina al giorno, tranquillamente non succede niente. Bisogna bere i 2 minimo litri di acqua al giorno. Robert Young dice 4 litri. Facciamo la via di mezzo, facciamo 3, ma al minimo 2 litri di acqua se vogliamo rinnovare il nostro corpo. E se io voglio lavare per terra, voglio lavare i piatti, non è che inzuppo la spugna con lo sapone e lavo i piatti, no? Metto detersivo nel secchio e lavo il pavimento. Devo riempire il secchio d'acqua, devo riempire il lavello di acqua, altrimenti il detersivo non lavo i piatti. Quindi se vogliamo lavare il nostro corpo, dobbiamo bere tanta acqua alcalina. Perché alcalina? Perché il potere dell'acqua alcalina è 100 volte superiore dell'acqua normale nel purificare il corpo, nel detergere il corpo. Intanto, comunque, acqua. E questo è il primo cambiamento che dobbiamo fare, perché spesso la stragrande maggioranza delle persone non beve acqua. Al limite beve la tisana, beve la bibita, la birra, il vino e quant'altro, però sono più vicino o più lontano? Più lontano, vabbè. Diciamo che la maggior parte delle persone non beve a sufficienza. Lo dice il sottoscritto che fino a 7-8 anni fa non beveva, perché non aveva sete. E mi giustificavo. Perché? Siccome ho fatto una grande esperienza di riforma alimentare, tant'è che per 3 anni mangiavo solo frutta, ho mangiato, vissuto, ho lavorato 16 ore al giorno solo con la frutta. Il 90% della frutta è acqua, perché devo bere l'acqua? Poi ho inserito anche la verdura, comunque il 70-80% era acqua, perché frutta e verdura sono acqua, non avevo sete, ma perché devo bere? Finché, prima ancora del discorso alcalino, è arrivata un'informazione che mi ha incuriosito, che comunque serve l'acqua, non vi spiegherò perché. Da quando ho cominciato a bere, si è riscoperta la sete, è uscito fuori che avevo sete, dici cavolo, pur mangiando uguale, e com'è sta storia? E poi abbiamo capito perché. Perché l'acqua dei cibi, come pure l'acqua delle tisane, vi metto in guardia per chi è abituato a fare tisane, l'acqua dei cibi e l'acqua delle tisane è un'acqua legata, in qualche mio articolo lo troverete. Acqua legata significa che è acqua neutra, non va a legarsi a tossine presenti nella cellula, presenti nel corpo, nel connettivo, e quindi non asporta. Perché la purificazione tramite l'acqua avviene attraverso 2 procedimenti. Un procedimento meccanico, quindi di trasporto proprio di gravità, quindi meccanico perché circola l'acqua nel nostro corpo, nel nostro sistema, ma soprattutto per le tossine collose, per le tossine appiccicate, aderenti alle pareti, no? Dei nostri vasi, o delle nostre cellule, ci vuole un'acqua che sia attiva, eccitata, libera di legarsi a. Ecco perché l'acqua alcalina, perché l'acqua alcalina presenta nella quantità migliaia e miliardi di OH-, cioè che sono una particella di molecola che si chiama radicale, che si va a legare a un altro pezzetto di e diventa una molecola neutra.
questa molecola neutra poi viene trasportata per via meccanica, per forza di gravità, dal flusso dell'acqua che bisogna bere. Ecco perché tanta acqua e non poca acqua, perché il flusso dell'acqua deve trasportare, no, quelle tossine legate sì agli ioni negativi o H-. Ecco perché bisogna bere tanta, meglio ancora se alcalina, perché l'alcalinità dà questo tipo di... Allora, fatto questo preambolo, quello che vi posso dire sul libro, ecco, è un manuale facile, perché pur essendo la teoria scientifica è scritto in un modo, diciamo, molto semplice, quindi comprensibile da chiunque. E la cosa bella è che ci sono tante storie di persone che attuando il programma si è liberata di una disparata, diciamo, varietà di sintomi, di tantissime, diciamo, cosiddette malattie, solo applicando il programma. E questo può essere uno stimolo, diciamo, una garanzia che il programma funziona. Cioè non è solo un'ipotesi di lavoro, no, è un risultato di lavoro, è una conseguenza di quello che, no, Robert Young da 30 anni va sperimentando e dicendo.